Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di .NET Podcast, il podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Vi ricordo che ci trovate su tutti i principali social e piattaforme di podcasting, tutti i link sul nostro sito dotnetpodcast.com. Oggi parliamo di Python, API REST e perché no, fatturazione elettronica per .NET. Ma prima di tutto, sigla! Oggi ho il piacere di avere con me Nicola Iarocci. Ho conosciuto Nicola all'edizione italiana di Socrates a Rimini qualche anno fa. Nicola è il classico Jack of all trades, sviluppatore, imprenditore, amante del fitness, consulente, amante dell'open source, Microsoft MVP, MongoDB Master e probabilmente qualche cosa che mi sono anche dimenticato perché la lista è lunghissima. Nel mondo open source è conosciuto principalmente, almeno credo di aver capito, per Eve. O Eve, non lo so, adesso ci faremo spiegare come si pronuncia, che è un framework REST per Python e per fattura elettronica .NET. Ah, dimenticavo. Se volete sapere qualcosa su come funziona Git, Nicola le sa tutte. Benvenuto, Nicola. Ciao, grazie e benvenuti a tutti. Bene, ho dimenticato qualche cosa? Ma no, direi che probabilmente sì, ma non saprei dirti che cosa, quindi direi che la presentazione è perfetta. Grazie. Dunque, questo è un podcast che tradizionalmente si è sempre orientato al mondo .NET, anche se ultimamente spaziamo un po' Certo. verso svariate tecnologie e anche argomenti non necessariamente tecnici. Ma assumendo che i nostri ascoltatori siano principalmente sviluppatori .NET, in breve, che cos'è Python e perché uno sviluppatore C Sharp .NET dovrebbe o potrebbe essere interessato a? Certo, beh, allora intanto Python fondamentalmente, diciamo da un punto di vista generale, non è tanto dissimile dai linguaggi a cui siamo abituati nel mondo .NET, come in particolare a C Sharp, nel senso che è comunque un linguaggio di alto livello, è object oriented, fin dalle sue fondamenta, diciamo così, fin dalle sue radici. La differenza principale forse è che è fondamentalmente utilizzato in maniera interpretata, quindi c'è un interprete che fa girare il linguaggio e i programmi. Anche se è in realtà possibile anche fare la compilazione JIT e quindi soprattutto per una motivazione di performance. Aggiungo una nota importante perché si pensa generalmente che essendo un linguaggio dinamico non sia fortemente tipizzato, cosa che non è vera. Python è un linguaggio fortemente tipizzato, pur essendo dinamico, avendo delle semantiche dinamiche, quindi esiste, diciamo così, un controllo di tipo. E lo preciso sempre perché chi viene dai linguaggi derivati da C ha questa immagine che sia molto simile a JavaScript. Ecco, in realtà ci sono delle differenze ben marcate rispetto a quei tipi di linguaggi lì. È sicuramente un linguaggio studiato per essere più approcciabile da un programmatore generico o addirittura principiante. E questo probabilmente spiega anche il motivo per cui ha avuto così tanto successo, direi quasi un successo incredibile, per esempio nel mondo della ricerca scientifica, del calcolo numerico, nel mondo finanziario, chi deve fare analisi numerica, perché tra l'altro in quel particolare ambito è un linguaggio dove le performance sono eccellenti. Non perché Python sia un linguaggio veloce, non lo è affatto, essendo interpretato, ma una cosa molto bella di Python è che puoi scrivere le sue librerie in C, con dei binding poi direttamente che praticamente ti consentono di utilizzare le librerie scritte in C come se fossero native Python. E questo è il trucco che ha consentito a tutti questi tool per analisi numerica, per l'analisi scientifica, per l'analisi finanziaria, di essere scritti in un linguaggio semplice da apprendere anche per chi non nasce magari come noi sviluppatore. Per esempio, pensiamo, non so, a un ricercatore, un scienziato chiuso nel suo laboratorio che riesce con Python ad approcciarsi alla programmazione e ad avere immediatamente disponibili dei tool potentissimi, però il linguaggio rimane facilmente leggibile e comprensibile. È un linguaggio perfetto, per esempio, per imparare a programmare, a mio parere. E poi cos'altro? Come anche i nostri linguaggi .NET ha il supporto ovviamente per i moduli e per i package, esiste l'equivalente di NuGet o NuGet, a seconda di come lo vuoi pronunciare, che è PyPy, dove trovi ormai centinaia di migliaia di pacchetti da installare. Ecco, una cosa che a me personalmente ha interessato molto di Python quando ho cominciato a studiarlo era il fatto che fosse cross-platform fin dall'inizio. Era un linguaggio, quando io ho cominciato a studiarlo, che aveva già 20 anni, quindi molto maturo.
quella che noi probabilmente chiameremo la Basecraft Library o qualcosa del genere, quindi viene, diciamo così, con un sacco di materiale incluso, un po' come .NET da questo punto di vista sul .NET Framework. Praticamente qualunque cosa vuoi fare, esiste sicuramente un modulo standard che ti permette di farlo. E il fatto che fosse cross-platform per me allora era molto interessante, perché ovviamente venivo da C-Sharp, dal mondo .NET, che quando io ho cominciato a guardare Python, cioè direi una dozzina d'anni fa, ancora non era assolutamente fuori da ogni possibilità. Poi il mondo nel frattempo è cambiato rapidamente, e sarebbe anche bello che ti raccontassi, ma no, probabilmente non abbiamo il tempo, che cos'è successo in quegli anni. Però fondamentalmente sì, il fatto che fosse open source fin dall'inizio, fin da 20 anni fa, a me personalmente ha attirato tantissimo. Devo ammettere che in quegli anni lì fondamentalmente dovevamo passare le nostre applicazioni da applicazioni desktop standalone, applicazioni in rete, ed ero un po' frustrato dal, diciamo, il vecchio mondo Microsoft, per capirci, che suona strano detto da un MVP Microsoft, ma anche questo è paradossale, perché sono diventato MVP Microsoft dopo aver abbandonato Microsoft, devo dire anche piuttosto deluso, è passato al mondo Python, e poi sono stato notato quando ero nel mondo Python dagli uomini Microsoft, che mi hanno, come dire, reclutato in questo pazzo mondo degli MVP. Poi sono tornato in realtà a fare tantissimo C Sharp, F Sharp, e, insomma, a lavorare nel mondo .NET. In realtà, se devo essere sincero, al giorno d'oggi probabilmente forse il 75-80% del mio lavoro è C-Sharp, F-Sharp, e il resto, 20%, è manutenzione dei miei pacchetti open source in Python. Quindi sì, diciamo questo, Python a me personalmente ha dato, per tornare alla tua domanda, nuovi punti di vista, nuove prospettive. Sai, quando sei sempre dentro, ti abbeveri sempre la stessa fonte, bevi sempre la stessa acqua, e sicuramente un'ottima acqua, ma non sai gli altri sapori, gli altri gusti. Ti faccio un esempio banale: in C-Sharp storicamente, teniamo presente che ho una certa età, quindi ho iniziato a scrivere C-Sharp veramente da troppi anni fa, mi ricordo questo episodio qui, ci avevano sempre insegnato di non usare se possibile le try catch, perché le exception in .NET avevano problemi di performance, era una pratica cattiva. Nel mondo Python è l'esatto contrario, cioè scrivi codice senza troppe guardie, pensi a scrivere la logica che serve a risolvere il problema, e catturi gli errori e li tratti, insomma, a seconda delle necessità. Tornando nel mondo C-Sharp, questa cosa qui che ho utilizzato tanto in Python, ho cominciato a usarla in maniera aggressiva, anche con lo sconcerto dei miei colleghi che erano rimasti nel mondo .NET. E questo è semplicemente un esempio. Poi nel frattempo, ovviamente, in questi 10-15 anni le try catch non sono più un problema come lo erano 15 anni fa nel mondo .NET, si possono usare tranquillamente. Ho portato, per esempio, alcune cose dello Zen of Python, che è questa specie di decalogo che i programmatori Python cercano di seguire, e le ho portate dentro il mondo C-Sharp. Per esempio, non so, explicit is better than implicit, che è un classico del mondo Python, quindi piuttosto scrivi una riga di codice in più, ma fai capire esattamente qual era la tua intenzione, piuttosto che nascondere le cose dietro troppe cose automagiche. Ecco, tutte queste piccole cosine qua. Adesso sì, in realtà il mondo .NET si è evoluto tantissimo, no? Non è neanche il caso di dirlo. In realtà ormai si fanno anche di qua. Ma quando io sono passato di là, e soprattutto di là, l'open source era già maturissimo. Quindi mi sono trovato, ricordo un'altra cosa, quando per la prima volta non capivo come funzionava una chiamata REST in Python, e mi sono reso conto che potevo andare su GitHub e vedere il codice sorgente del framework che utilizzavo, che era Flask. È un po' come se io 15 anni fa, o 10-12 anni fa, avessi potuto andare a guardare il sorgente di ASP.NET per capire esattamente perché le cose non funzionavano come io pensavo che avrebbero dovuto funzionare. Quella cosa per me fu, gli inglesi direbbero, paradigmatica, mi ha aperto veramente il cuore, e ho capito che quello era il mondo in cui volevo stare. Poi ribadisco, adesso tanti di questi argomenti sono un po', come dire, deboli, perché mi rendo conto, perché anche in C-Sharp e .NET è totalmente open source, ma meglio così, grazie a Dio, insomma. Il mondo fortunatamente negli ultimi anni è cambiato parecchio in quel senso. Sì, per chi non ci vede, Nicola ha una maglietta che all'inizio non avevo capito se c'era su, ma c'è il logo di Superman, ma in realtà c'è una F col cancelletto, quindi è una maglietta di F-Sharp. C'è una relazione, sì, tra il mondo funzionale e Python, o Python è un linguaggio, è un mondo a oggetti tradizionale, chiamiamolo così? Allora, è una bella domanda. In realtà Python nasce interamente e puramente ad oggetti, quindi qualunque cosa in Python tu usi è un oggetto, ma ha una forte predisposizione anche alla funzionalità, chiamiamola così. Devo dire, essere sincero, se voglio fare programmazione funzionale di buon livello,
mille volte meglio F# che non Python, ma riesce sicuramente. Ecco, diciamo anche questo è interessante probabilmente. Sono arrivato ad F#, non sarei arrivato a F#, diciamo così, se non fossi passato da Python. Sempre per i discorsi che ti facevo prima, l'approccio in Python è di semplificare le cose, spezzare vabbè, sono buone pratiche che si usano in tutti i linguaggi di programmazione, però c'è una tendenza, diciamo così, a utilizzare le funzioni piuttosto che classi magiche che incorporano lo stato, per esempio. Ecco, in Python è abbastanza comune, anche se non lo fanno tutti, perché essendo un linguaggio ad oggetti completo, diciamo, tu puoi benissimo mantenere lo stato dentro gli oggetti, come si farebbe in una classe C# vecchia maniera. Ma avrai sicuramente notato, e credo anche gli ascoltatori, che la tendenza anche in C# ultime versioni è quella di andare verso il funzionale in maniera, oserei dire, quasi impetuosa, quindi record immutabili e tante altre cose che adesso non sto qui a dire, le lambda potenziate, eccetera, eccetera. Ecco, queste cose qui, tornando nel mondo .NET da Python, mi sono subito incuriosito molto più di quanto non fossi stato 10 anni fa da F#. Quindi sì, in Python puoi fare una discreta programmazione funzionale, puoi organizzare il tuo codice in maniera funzionale, ma certamente è un linguaggio che rimane ad oggetti, diciamo, nella sua direzione. E non sta neanche, ti devo dire la verità, rispetto a C# che sta adottando tantissimo da F# nelle ultime due o tre versioni, Python non sta facendo questo enorme sforzo di diventare funzionale. E in questo devo dire che mi trovo abbastanza d'accordo. Mi piacciono molto le evoluzioni di C#, soprattutto per me che faccio anche F# ovviamente. E penso mi piacerebbe molto anche, come dire, ho anche provato in realtà in qualche conferenza a fare della divulgazione in questo senso, incoraggiare gli sviluppatori C# ad andare verso il funzionale e anche a illustrare F# e i principi di F#, ma apprezzo anche il fatto che nel mondo Python si sia detto, ok, Python al suo cuore è un linguaggio ad oggetti e il suo focus è quello lì. Miglioriamo quel tipo di paradigma. Ci sono altri linguaggi che fanno bene il funzionale. E nel mondo .NET questo è verissimo, esiste C# e abbiamo l'enorme fortuna di avere anche F#. Adesso c'è in atto un tentativo di ibridazione, diciamo così, o meglio, di portare nel mondo C# tutto ciò che è bello del mondo funzionale, che per carità è apprezzabile, sono contento, io lo sto già usando tantissimo, ma credo che possa anche creare tanta confusione diciamo in un newcomer nel linguaggio, ecco, che magari viene dalla programmazione ad oggetti e si trova con tante cose funzionali e non capisce bene quali approcci prendere. Forse una divisione netta sarebbe meglio, visto che esiste F# che fa già le cose funzionali per bene. Detto questo, Certo. io adoro le ultime versioni di C# e ne sono contentissimo, ma qualche perplessità ce l'ho sulla direzione intrapresa, ecco. Sì, anch'io ho una sorta di adorazione per l'ultima versione di C Sharp, ma mi rendo conto che avendo alle spalle, io ho iniziato a scrivere codice C Sharp nel 1999 con Ecco, la beta 1 di .NET, il framework siamo 1.0. colleghi. Quindi le ho fatte passare tutte, quindi per me le novità sono poca cosa rispetto ai 20 anni Certo, passati, no? Mi certo. rendo conto che il problema possa essere per uno sviluppatore nuovo che arriva oggi, si trova davanti fondamentalmente una montagna Sì. semi-insormontabile da scalare, perché Bravo, la proprio quello complessità. che intendevo. E quindi aggiungere poi anche, diciamo, questo peso cognitivo, uno si potrebbe chiedere perché non posso usare una classe di TO piuttosto che un record, per esempio, no? Fanno la stessa cosa, che qual è la differenza fondamentale? E sì, ci sono i motivi, ma ribadisco, ecco, una cosa veramente forte di Python è questa cosa di essere così facilmente approcciabile da chi comincia a programmare. Ho visto che Microsoft sta facendo enormi sforzi in questo senso, con delle serie video su YouTube, con dei siti diciamo, per dare il benvenuto a C#, e io in particolare che vengo dal mondo, sto diciamo coi piedi in due staffe, quindi sono ben conosciuto anche nel mondo Python, tento sempre, ho fatto anche delle presentazioni in cui presento Python ai programmatori C# e C# e .NET ai programmatori Python, soprattutto adesso che C# finalmente è cross-platform ed è open source, diventa molto più, prima era improponibile, parlare a un programmatore Python di imparare C# che era solo Windows e solo .NET Framework, standalone, eccetera. Era veramente impensabile. Adesso qualche crepa si apre, io sto cercando di infilarmi lì, ma è molto dura perché chiaramente abbiamo, come dire, un'immagine, no? Siamo conosciuti come dotnettisti, tra virgolette, per l'enterprise, per la roba pesante che installi su Windows, non so, la GAC, tutti questi problemi qua che c'erano nel mondo Windows. Tante volte far capire, guarda che adesso puoi prendere una macchina Linux e far girare un'applicazione web scritta in C# con la stessa fatica che
che richiede Node piuttosto che Python, è veramente un messaggio che lascia gente a bocca aperta e non ci credono, glielo devi far vedere. Quindi il lavoro da fare da parte di Microsoft e da parte nostra è veramente tanto. È verissimo, è verissimo. Fammi fare un piccolo detour. Hai toccato, parlando di Python, all'inizio del discorso, che usavi, so che se ricordo bene, Flask come sì. framework che presumo sia una sorta di corrispettivo di ASP.NET, più o meno. Sì, vai pure avanti, poi dopo ti rispondo. Ok, che relazione c'è tra Flask, ASP.NET, Eve e il mondo REST in generale? Certo. E perché hai sentito la necessità di scrivere un framework per REST, per Python? Allora, è un'ottima domanda, perché quando io sono arrivato a Python esisteva un framework che si chiama Django, che è molto utilizzato, molto famoso, che faceva l'equivalente, diciamo così, di un ASP.NET moderno, ecco, diciamo così, un ASP.NET Core. Ma era troppo complesso, era proprio il classico carrozzone alla .NET, per capirci, vecchia maniera, no? In cui ti dovevi prendere tutto quello che veniva oltre a quello che a te serviva. Non è, a me serviva fare praticamente l'equivalente di un'applicazione web API che abbiamo nel mondo .NET, quindi vabbè, lì non c'è il concetto del controller, però il concetto classico di una REST API. Allora, Flask è in realtà si autodefinisce come un micro web framework, quindi ti dà le basi, i mattoncini da assemblare e da costruire. Ma quando io dovevo costruire la mia web API, non esisteva un vero e proprio framework tipo il web API.NET. Infatti, quando spiego ai programmatori C Sharp che cosa sia esattamente Eve, faccio proprio l'esempio, dico, immaginate una web API.NET, ecco, Eve ti dà quello, con l'aggiunta che c'è stato questo tentativo di rendere molto facile la messa online quando hai bisogno di una API che sia un front-end praticamente per una base dati, quindi non tanta business logic ma operazioni crude, cose del genere. Allora, in questo senso, nativamente Eve, oltre a fornirti tutta l'interfaccia REST verso il client, che tra l'altro è fortemente opinionata, cioè teniamo presente che quando ho scritto Eve in realtà era nato come un progetto interno per la mia azienda, quindi sapevamo esattamente che a una POST si sarebbe creato un record, a una PUT si sarebbe sostituito, una patch si sarebbe modificato. Non è che io non ho creato un framework che ti permette di fare tutto quello che vuoi. Ci sono state fatte delle scelte precise su come funzionano i verbi, su come si modifica, e fondamentalmente se ti sta bene, allora il mio framework probabilmente ti consente di lavorare agilmente e velocemente. Se non sei d'accordo, prenditi il tuo Flask e fatti il tuo framework, questo è il discorso. E quindi sì, direi che il rapporto è questo. Flask potrebbe essere, diciamo così, il core di una web. Ecco, guarda, mi viene in mente adesso con questo .NET 6 e questa nuova interessantissima, dal mio punto di vista, feature che sono le minimal API. Ecco, guarda, l'altro giorno sto scrivendo un articolo sul mio sito per questo, ma poi ovviamente non riesco mai a finirlo. Ma una cosa interessantissima per me è questa, così te l'anticipo. Se tu prendi la home page di Flask e guardi l'esempio, proprio la quick start, sono forse 10 righe di codice, e prendi uno snippet che sta pubblicando Microsoft sui suoi social media, mi viene in mente David Powell su Twitter, ogni tanto posta degli screenshot di queste minimal API. Sono quasi sovrapponibili, è incredibile, no? E allora, il lavoro che stanno facendo adesso in .NET 6 con le minimal API è quello di togliere dalla logica, diciamo così, MVC e tutto quello che c'era dietro, togliere il routing, quelle cose, la gestione dei verbi, e poi dopo mettertela in mano in maniera che tu possa fare una pura REST API senza il carrozzone, senza dover creare un controller e così via. Ecco, Flask praticamente ti dà quella base lì che adesso arriveremo ad avere in .NET 6. Ecco, questo e le minimal API sono una cosa che a mio parere può essere molto interessante per chi vuole incominciare a usare C Sharp, per esempio, per fare le web API. Perché quando io venivo da C Sharp e avevo tutto il mondo, il carrozzone, diciamo così, da gestire, e ho trovato Flask che mi dava i mattoncini per costruirmi quello che volevo, era esattamente il motivo per cui sono andato a usare Flask e Python. Quindi finalmente in .NET 6 avremo qualcosa di molto simile. Ed è veramente impressionante confrontare il codice Node, il codice Python con Flask, il codice minimo all'API di Node 6, e vedere che lo sforzo evidentissimo di Microsoft è quello di semplificare per rendere la cosa interessante anche a chi viene da altri stack dove tutta quella, scusami se mi ripeto, io lo chiamo il carrozzone, no? Tutta quella complicazione, e allora devi avere un controller, devi avere una vista se vuoi fare un sito, devi avere
insomma, tutto il data layer, tutte queste faccende che vengono sicuramente dalle entità enterprise e così via, le stanno un po' così sfoltendo per rendere tutto più agile. Sarà molto interessante, a mio parere. Esatto. Io una cosa che ho notato è che finalmente per la prima volta con .NET 6 il template di progetto vuoto è veramente vuoto. Bravo, bravissimo. Abbiamo capito il testo per te. Esattamente. Nel caso di Python è sempre stato, cioè, di Flash, scusami, è sempre stato così. Ti basta un file.py dove dentro hai le tue quattro righe di inizializzazione dell'API e poi vabbè la tua funzioncina che risponde a una get e hai finito. Adesso arriveremo ad avere questo anche in NET 6 e quindi per me è veramente interessante. Speriamo poi di essere in grado di far capire appunto al resto del mondo che .NET non è più quel .NET che c'era 10 o 15 anni fa. E ribadisco, questo è il grosso impegno, secondo me la vera sfida da vincere, al di là della tecnologia e la comunicazione. Però devo dire che su questo sono ottimista per un altro motivo, sono le performance. Cioè le performance di NET Core, cross-platform, sono veramente interessanti. Ed è questo il motivo per cui sono tornato a fare tanto C Sharp in realtà, perché con NET Core ho il cross-platform, ho le performance che non ho in Python, e adesso inizio anche ad avere un linguaggio, uno stack che è agile e molto simile a quello che usavo in Python, che uso in Python, o in Node, per esempio. Ma non parliamo di Node e di Javascript, perché sennò apriamo la classica can of worms. Esattamente, esattamente. Ok, in tutto ciò, come si incastra fattura elettronica .NET? Allora, fattura elettronica è il risultato, anche qui, della mia esperienza Python. Cioè, in Python ho abbracciato l'open source addirittura a livello di diventare appunto prima creatore e poi maintainer di alcuni progetti open source e ho visto il potenziale, no, incredibile che ti viene, come dire, i benefici che hai da rendere pubblico il tuo codice. E quindi tornando a lavorare in .NET, parliamo del 2014-2015, perché fattura elettronica bisogna dire che è una cosa che è stata imposta, diciamo, per legge, mi pare nel 2020, qualcosa del genere, 2019, ora non ricordo, ma in realtà diciamo, le specifiche tecniche erano già in essere già da qualche anno per il mondo della PA. Quindi noi dovevamo internamente fare questa cosa qui. Fondamentalmente, per chi non conosce il prodotto, fattura elettronica per .NET è semplicemente un deserializzatore, serializzatore di fattura elettronica, che ti mette in mano un'istanza di una classe che rappresenta la fattura elettronica e quello che vedo è molto apprezzato, ti consente anche di convalidarla secondo appunto le specifiche tecniche. Quindi tu puoi benissimo, prima di sottoporre la tua fattura elettronica alla PA o all'Agenzia delle Entrate, eccetera, sai già se la tua fattura verrà accettata o meno, se ci sono errori, e puoi indicare al tuo utente come correggere, cose del genere. Questa è la versione proprio in pillole. E allora, quando ho iniziato a lavorare a questo progetto, ho proposto ai miei colleghi di provare a rilasciarlo come open source, perché era evidentemente una cosa che sarebbe diventata utile, certo, ad una nicchia rispetto a Eve o a Cerbero, che è un altro progetto che ho, però perché intanto è solo dedicato al pubblico italiano e non a tutto il pianeta, diciamo, ma anche sicuramente solo a chi sviluppa gestionali, eccetera, eccetera. Però perché no? Mi sembrava un giochetto interessante, anche perché, ti dico la verità, può sembrare presuntuoso da parte mia, ma mi sembrava il modo di far vedere e capire agli sviluppatori di .NET che l'open source, anche da parte dei noi peones, no, è perfettamente possibile. Se hai un progetto interessante che può essere utile, lo puoi fare anche se vieni dal mondo, chiamiamolo chiuso, enterprise, come vuoi, del .NET. E quindi mi sembrava anche un modo di dare un esempio, di incoraggiare altri a fare lo stesso passo. E insomma, all'inizio chiaramente è rimasto su GitHub per 2 o 3 anni, lo usavamo praticamente solo noi e altri 4 sfigati come noi. Piano piano ha preso, diciamo, piede, chiaramente è diventata una cosa molto importante quando poi appunto la legge ha imposto l'adozione della fatturazione elettronica, e devo dire abbiamo avuto il vantaggio, vedi, anche lì, di essendo un progetto che ormai aveva già qualche anno, era del 2015 mi sembra che ho rilasciato open source, era già abbastanza maturo per essere adottato da quelli che erano in panico perché si trovavano in 3 mesi a dover implementare qualche cosa, e quindi dopo lì sono arrivati i collaboratori. La cosa di tutto il progetto fattura elettronica che più mi eccita è il fatto che ci sono sviluppatori di .NET che è evidente da come fanno le pull request, da come contribuiscono al codice, che non l'hanno mai fatto prima, però con entusiasmo e ovviamente per necessità si danno da fare, ci si buttano e hanno anche contribuito pezzi di codice e feature molto importanti. Quindi sta succedendo nel mio piccolo, nel mondo .NET, quello che succede abitualmente negli altri mondi da cui vengo, quindi, o meglio da cui ritorno, quindi Python. Questa è una cosa affascinante che è capitata recentemente anche a me, perché io, ovvero,
svariati progetti open source. Uno recentemente, un ragazzo che poi ho scoperto essere australiano, ha cominciato a aprire issue, poi un paio di pull request, poi questa, e adesso sto valutando internet con me stesso se farlo diventare un maintainer, perché sta contribuendo, certo, in maniera molto importante. E se il progetto non fosse stato originalmente open source, perché non serviva che fosse open source, no? Originalmente, certo, non ci sarebbero stati tutti i contributi a cui io sinceramente non avrei mai neanche pensato. Bravo, però aveva molto senso. Assolutamente, ti confermo, è anche la mia esperienza. Per farti un esempio pratico su fattura elettronica, mi viene in mente un ragazzo che ha contribuito, io avevo implementato, mi sembra, la serializzazione anche in JSON, oltre che XML, di queste fatture elettroniche, ma non mi interessava per nulla la deserializzazione. E un ragazzo si è messo lì, senza tra l'altro neanche contattarmi, mi è arrivata direttamente dalla pull request con questa feature completamente implementata, e quindi adesso supporto per il JSON, diciamo così, è bidirezionale. Oppure le famose firme elettroniche, che sono un argomento molto complesso, le fatture elettroniche le puoi inviare come XML puri oppure con la firma digitale. E in realtà la gran parte di quella feature lì è stata contribuita dall'esterno. Sono titoli importanti, capito, a cui io non ho lavorato, chiaramente poi ho contribuito, controllo qualità, tutto quello che vuoi, ma danno tanto valore al progetto e ovviamente alla community. E tra questi contributor ci sono appunto contributor nuovi che spesso, proprio per il loro entusiasmo, sono quelli che poi alla fine finiscono, scusami, per contribuire di più anche con le feature più interessanti. Se ho un minuto, ti racconto un altro episodio che mi viene in mente. In Eve c'è stato questo ragazzo che era già 4-5 anni che Eve era su GitHub e faceva, insomma, andava molto bene, quindi un'adozione vasta nel mondo, di cui ero molto fiero. Dopodiché arriva questa pull request di questo ragazzo con, adesso non ricordo, ma qualcosa come 800 modifiche al codice, quindi una pull request monster, e andandoci a guardare erano tutte modifiche ai commenti, quelle che in Python si chiamano docstring, sono praticamente la documentazione inline che metti come commento e che poi serve agli sviluppatori per capire il tuo codice. Erano strapiene di typos, di errori, perché poi io ovviamente non sono un nativo inglese, quindi c'erano errori grammaticali, typos, cose del genere. È stato super imbarazzante perché mi sono reso conto che il mio codice con tutti i miei errori era stato visto da chissà quante decine di migliaia di programmatori, chissà quante ghignate erano fatte alle mie spalle. Ma la cosa bella di questa contribuzione è stata che lui mi ha scritto, dice: "Guarda, io non sono un programmatore esperto, quindi ho pensato di contribuire in questa maniera." E da quel giorno lì la documentazione di Eve è enormemente migliorata. Quindi quella contribuzione, che non è una contribuzione di codice, di un non esperto assoluto, per me personalmente, per tutto il progetto, ha avuto e ha tuttora un valore immenso. Quindi questo è anche un messaggio, no? Che lo racconto sempre questo episodio. Ci sono opportunità di contribuire in maniera anche significativa per chiunque, dal super programmatore, il famoso 10 volte effettivo, no? Efficace, scusate, in italiano, ma anche chi ha appena cominciato può dare una mano e anche andrebbe incoraggiato, perché sono quelli che hanno più entusiasmo. Tant'è che poi, come accennavi tu, c'è il problema che dopo un po' fare il maintainer diventa molto impegnativo e incominci a cercare qualcuno che, non dico ti sostituisca, ma magari anche sì. Infatti la domanda successiva voleva proprio essere quella, perché se ho capito bene, entrambi i progetti open source, hanno in qualche modo una relazione col tuo lavoro. Sì, Però ovviamente esatto. il carico cognitivo e gestionale è nettamente superiore a quello che il tuo lavoro genererebbe. Quindi Sì. qual è stata la tua esperienza nel mondo della governance open source e in generale nella gestione di progetti che partono magari un po' come, non lo so, quello potremmo definire una sorta di playground, e poi ti esplodono in mano e dici: "Oh mio Dio, adesso come faccio?" Sì. È un problema gigantesco, effettivamente, perché con Eve in particolare, grazie a Dio, adesso abbiamo raggiunto una maturità e stabilità del framework che mi consente di vivere abbastanza sugli allori, nel senso che, ma attenzione, semplicemente perché ho scelto che il progetto è maturo ed è stabile e non lo voglio portare, che ne so, a una versione 2.0. Se fossi, come può essere con ASP.NET, costretto ogni anno a fare una nuova major release, sarebbe ovviamente il mio lavoro 24 ore su 24. Ti confesso anche che per risolvere questo problema ho anche tentato di rendere Eve in qualche maniera profitable, no? Cioè di avere un income dal progetto stesso attraverso le solite operazioni, quindi donazioni,
pagatemi un caffè, eccetera, ma non con l'obiettivo di diventare ricco con l'IVA, ma con l'obiettivo di potermi pagare mezza giornata di lavoro alla settimana da dedicare esclusivamente a quel progetto. Perché se io avessi potuto dedicare, che ne so, tutti i venerdì 8 ore all'open source, sicuramente IVA sarebbe un progetto 10 volte più bello di quello che è adesso, stessa cosa con Cerbero, stessa cosa con fattura elettronica. Come puoi immaginare, questa cosa non ha avuto alcun successo, perché tutti sono molto bravi a installare dei package, ma quando devono mettere le mani nel portafoglio sono molto meno bravi. Magari c'è la gratitudine, per carità, e questo fa molto piacere, ma manca un po' la strategia a lungo termine, ecco, diciamo così. È un altro argomento, non vogliamo adesso... Sicuramente come mantenere, arriva un momento in cui l'impegno cognitivo è talmente grande e tu hai tanta urgenza da sbrigare di altro tipo lavorative che diventa un problema. Ora, con Cerbero, per esempio, sono stato fortunato perché un po' come è successo a te, uno di questi contributor, man mano gli ho lasciato veramente, anche in maniera un po' subdola, gli ho lasciato prendere il controllo, ma iniziava con le pull request minime, poi ha preso coraggio, io me lo, come dire, coccolavo. Alla fine, quando ero certo che conosceva molto bene la code base ed era anche un esperto, insomma, fondamentalmente Cerbero l'ho lasciato in mano sua al 100%, quindi lo seguo da lontano, mi arrivano le notifiche email, se lui ha qualche importante modifica da fare mi chiede consiglio, ma in realtà ha addirittura i diritti per pubblicare gli aggiornamenti, e quindi, diciamo, ormai per me sono semplicemente un padre che guarda lontano il figlio crescere, ecco. E per IVA invece sono ancora io il mantenere principale, ma come ti dico, la scelta lì è stata forzatamente per poter continuare a vivere e guadagnare, diciamo, il mio stipendio. È stata: ok, il prodotto è maturo, da adesso in poi fondamentalmente accettiamo pull request per bug fix o nuove feature mature, che ha senso inglobare, ma non prevedo uno sviluppo ulteriore in quella direzione. Fattura elettronica è ancora un progetto invece per me strategico, perché chiaramente lo utilizziamo ogni giorno in azienda, noi alla fine facciamo gestionali, e quindi lì rimango il maintainer e lo faccio anche volentieri, perché appunto c'è la necessità, ecco. In generale speriamo che anche nel mondo .NET si arrivi questa, ecco, tanti mi hanno detto: ah, che bello, ti farò sicuramente una donazione, ti faremo una donazione per fattura elettronica perché lo usiamo in azienda. Non è arrivata, credo, neanche una, quindi qui in questo sicuramente il mondo .NET deve ancora maturare, prendere coscienza del fatto che un investimento di lungo periodo per un prodotto che utilizzi ogni giorno e che ti dà reddito alla fine, in qualche modo, altrimenti non lo useresti, ha senso pensare di contribuire proprio alla lunga vita del progetto, per non rischiare di trovarti a un certo punto col maintainer che ha preso la motocicletta ed è andato in Himalaya a scalare, e tu hai un progetto che non... critico magari, che non viene più aggiornato, che ha problemi di sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Su questo c'è tanto, certo, da fare. Sì. Condivido perfettamente. Ok, per concludere, ultime due domande veloci. Sì. Sempre stando nel mondo open source, se tu dovessi dare un consiglio a qualcuno che vuole iniziare un progetto open source e un consiglio a qualcuno che vuole contribuire per la prima volta a un progetto open source. Sì. Allora, per chi vuole iniziare gli direi di non farsi problemi. Nel senso che, come hai detto tu prima, accennavi al fatto che c'erano dei progetti che avete messo open source che in realtà non servivano. Non serviva che fossero open source. Questo è, la percezione è un problema proprio di, non so se non tradurre in italiano il termine in inglese, però è un problema di percezione sbagliata, nel senso che in realtà c'è sicuramente qualcuno sul pianeta Terra che deve risolvere il problema che tu stai risolvendo in quel momento. Quindi anche progetti, se vuoi, banali, piccoli, che servono a poco, grazie alle potentissime, diciamo così, alchimie e strumenti messi a disposizione da GitHub, da internet, da Google e così via, sta tranquillo che se tu stai facendo un progetto per la fatturazione elettronica, qualcun altro ha quel problema lì. Quindi la prima cosa, ed è piena la storia dell'open source, di progetti nati come hobbistici personali, messi su GitHub quasi così per comodità, perché così ho un backup remoto, no? E che poi in realtà sono esplosi nelle mani dei maintainer perché hanno avuto successo. Ma anche se non avessero successo, ti servono intanto ad acquisire l'esperienza e il know-how, che non è poco, anche quella come esperienza da fare, e anche vincere quella timidezza di condividere il tuo codice e mostrarlo al pubblico. Ecco, questa è l'altra cosa molto importante. Il mio modo di programmare tanto è evoluto grazie anche al fatto che ho potuto vedere cosa fanno gli altri. Certo, può essere anche, come dire, a volte, non dico umiliante, ma sicuramente ti rimetti a posto quando vedi che del tuo codice è stato aggiustato in maniera molto più performante o più elegante,
e da altri, ma è lì che impari. È un po' il discorso dell'acqua, no? Di bere sempre la stessa fonte che ti dicevo. E quindi sicuramente direi, per prima cosa, non avere paura, butta qualunque cosa su GitHub, anche se il codice non è di Otano. No, scusate. Non stare lì a buttare, a ripulirlo, a rifinirlo, perché magari lo farà qualcun altro per te e ti risparmia anche il lavoro. Scusate. L'altra cosa probabilmente è, c'è qualcuno che insiste, l'altra cosa è probabilmente di non, per chi deve invece, vuole cominciare a contribuire, come dicevo prima, esistono sicuramente nei progetti di tutti i giorni che utilizzate, anche nei framework professionali. Faccio, anche qui ti racconto un episodio. Quando preparavo un talk per Python e per spiegare come utilizzare Python dentro Visual Studio, cosa che pochi sanno, ma tu puoi utilizzare tutte le feature di Visual Studio a cui sei abituato per scrivere codice Python, mi sono reso conto che la documentazione ufficiale sul sito di Microsoft di Visual Studio aveva qualche carenza nelle pagine dedicate a Python. E quindi cosa ho fatto? Ho fatto un fork di quella documentazione che adesso finalmente è tutta su GitHub, ho contribuito una fix a questa documentazione e adesso non so se è ancora così, ma 2 o 3 anni fa, se andavate sulle pagine, sulla documentazione ufficiale di Microsoft per Python, trovavate la mia faccina, no, tra i contributor. E quindi ecco che ho fatto una contribuzione addirittura ad un progetto ufficiale Microsoft, così a gratis, perché semplicemente è il tool che io utilizzo tutti i giorni. Io sono convinto che la gran parte di noi sviluppatori abbiamo questa esperienza, no? Di notare un errorino, un problemino, una stupidaggine, che non necessariamente deve essere un algoritmo estremamente complicato da risolvere. Può essere anche, come ti dicevo in quell'altro episodio, una doc string, un commento con una typo. Sono tutte esperienze che fanno brodo, che ti permettono di prendere confidenza con te stesso e quindi non cominciare magari contribuendo un'ottimizzazione di Fibonacci per non so quale cosa, ecco. Comincia veramente dal banale, dal semplice, da quello che fai tutti quanti i giorni, anche perché quello che tu fai tutti i giorni lo conosci molto bene e sei già competente. Dopodiché c'è tempo e modo di prendere confidenza. Molti di questi miei contributor, come ti dicevo, hanno cominciato così. Poi man mano hanno preso coraggio e sono andati ad esaminare il codice più profondo, a risolvere le issue più magari complicate che io stesso non avevo voglia di andare a guardare perché sapevo che era un nido di vespe e mi arrivava quello volenteroso che lo faceva al posto mio, carinato dall'entusiasmo che magari io non ho più, ma lui ce l'ha e quindi ha quell'energia positiva da utilizzare, da spendere. Bene, bene, molto interessante, condivido su tutta la linea. È una delle, spesso mi tira la frizione all'entrare nel mondo open source, è proprio legata al fatto devo contribuire e hai nella tua testa il fatto che il contributo debba essere corposo, mentre in realtà spesso mi chiede Sì, abbastanza anche debba piccole essere. cose. Esatto, bravo. Cioè, questa proprio. Fondamentalmente succede questo, secondo me, che il contributor wannabe, diciamo così, è intimidito e pensa che dovrebbe contribuire qualcosa di fondamentale, altrimenti non ha senso contribuire. Dall'altra parte hai un maintainer che sta letteralmente alla finestra ad aspettare che arrivino quelli che contribuiscono le sciocchezze, perché sono quelle tante sciocchezze, che poi sono sciocchezze relativamente, è la percezione dello sviluppatore remoto che sia una sciocchezza, è tutto il lavoro che toglie al maintainer e che toglie alla community. Quindi anche la piccolissima cosa, io non vedo l'ora che arrivino quelle pull request di cosiddette sciocchezze. In realtà hanno un grande valore, come ad esempio che ti facevo delle 800 typos nella documentazione di ecco. Bene, bene, bene. Io ti ringrazio per la disponibilità, è stata una piacevolissima chiacchierata. Spero di averti nuovamente ospite e lo condividiamo prima che iniziassimo. Abbiamo discusso di un interessante argomento che potrebbe essere il fitness per lo sviluppatore. Quindi Se hai bisogno, chiamami. Da ricercheremo cinquantenne che Nicola. fa finta di essere in forma, potrò dare un contributo se vuoi. E grazie mille a te, insomma, a tutto il vostro team, perché so che siete in diversi, fate un lavoro egregio, complimenti. Grazie mille e grazie di nuovo per la disponibilità. Alla prossima, ciao a tutti! Ciao, ciao a tutti, grazie.